Sì, Gigi, poco fa nei corridoi hai detto un decimo di rigore ha avuto il coraggio di fischiare, visto così forse è ancora meno di un decimo di rigore, però tu hai un'idea chiara di quello che hai pensato della decisione dell'arbitro e dell'arbitro in quel momento. Ma guarda, io non sto a sindacare ciò che ha visto l'arbitro, cioè, era sicuramente un'azione dubbia. È un'azione dubbia al 93esimo, dopo che all'andata, insomma, c'è stato un rigore secondo me sacrosanto, al 95esimo non dato a noi, tu non puoi veramente avere il cinismo per distruggere, infrangere il sogno di una squadra che sul campo ha messo tutto, anima, cuore, sacrificio, sudore, carattere, tutto quello che c'era da mettere, e tu ti ergi a protagonista, non so, per un tuo vezzo o per il fatto che non hai una personalità adeguata per calcare il campo di questi palcoscenici. Ma al di là della personalità, io penso che realmente un essere umano non può fischiare e decretare l'uscita di scena di una squadra dopo una partita simile con un episodio dubbio, cioè non dubbio, stradubbio. Vuol dire che al posto del cuore, cioè, non lo so cos'hai, hai un bidone dell'immondizia, perché è un qualcosa veramente di eclatante. Buoni, no? Buoni. E a prescindere da quello, dico, se tu non hai la personalità per arbitrare e per stare da protagonista positivo in questi palcoscenici, te ne stai in tribuna con tua moglie, con i tuoi figli, ti mangi le tue patatine, ti bevi la Sprite, la Coca-Cola o i fruttini e ti guardi lo spettacolo. Però tu non puoi condizionare una partita di sacrificio, cioè un'impresa che era memorabile, che era epica, perché non hai il coraggio e non hai la personalità per stare a certi livelli. E siccome la pago anch'io, che ho 40 anni, quando non riesco a dimostrare magari tutto il mio miglior repertorio, e sento, mi auguro che questo valga anche per gli altri. Ecco. Questo sì, chiusa la parentesi, il Real Madrid, secondo me, ha meritato nelle due partite di passare il turno, è stato più bravo di noi, sono stati bravissimi, rivinceranno la Champions, gli faccio tanto complimenti, perché per me è sempre stato un onore affrontare questa squadra, questa società, questo pubblico.